il volto della felicità, quello di Federica Stroppa. L'ultimo punto di questa sfida pazzesca contro Brescia l'hai messo giù tu. Che cosa si prova intanto, Federica? Un senso di liberazione, proprio bellissimo. Abbiamo fatto una partita molto molto bella, tutte insieme abbiamo giocato molto bene e quando l'ultimo punto è caduto, no, veramente una liberazione per tutto. Dove l'avete vinta la partita questa sera e dove l'ha persa Brescia secondo te? Secondo me noi siamo state molto brave, abbiamo lavorato molto bene a muro su di loro, abbiamo tenuto e secondo me anche la mentalità nostra, nel senso che facevamo un errore prossimo, abbiamo imparato, cioè questa partita almeno ha dimostrato che sappiamo andare oltre, no? Facciamo un errore, fa niente, la prossima e siamo state sempre concentrate senza perdere il nostro obiettivo. Hai detto bene, Federica, avete giocato di squadra, una prestazione super davvero di tutte. Assolutamente sì, super di tutte, come dicevo prima, super attente e niente, dobbiamo giocare tutti insieme così sempre per esprimere un buon gioco e speriamo che questo sia, diciamo, il via per aprire delle buone prestazioni poi in futuro, ecco. La parentesi personale la lasciamo per ultimo, visto che hai giocato contro il tuo fidanzato, sì, che è il vice allenatore di, sì, Brescia. Cosa ti ha detto? Tanti complimenti. Vabbè. Chiaro, poi sempre è un'emozione per me vederlo dall'altra parte. Entrambi stiamo vivendo il nostro sogno, io da giocatrice, lui da allenatore, quindi penso che non ci sia cosa più bella. Era emozionato anche lui nell'affrontarti? Sì, non la vedevo, ma sì. Non ti ho detto niente prima, no? No. Siete stati ognuno dalle... Ok, perfetto. Complimenti ancora. Grazie. Complimenti, Federica, per la tua grande prestazione. Grazie. Ciao, Federica. Grazie, ciao, ciao.